siamo alle soglie della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani e siamo nel cammino sinodale. In particolare quest'anno abbiamo un cantiere, che è il cantiere della strada, che ci chiede che cosa? Di ascoltare fuori dai nostri ambiti. E quindi in questo cantiere rientra sicuramente l'ecumenismo, imparare ad ascoltare le altre confessioni. Questo versetto del primo capitolo di Isaia è il testo che ci è stato proposto per improntare la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani di quest'anno. È un invito che il Signore stesso rivolge al suo popolo nel quadro di una durissima invettiva contro il suo popolo, che viene rimproverato di associare il culto, magari con le migliori intenzioni, invece alla pratica dell'ingiustizia, alla violenza e al sopruso. E con grande durezza Dio dice: io il vostro culto non lo voglio, mi volto dall'altra parte, imparate a fare il bene, cercate la giustizia. Già la parola imparate significa che l'uomo non sa, quindi la prima cosa che deve fare ciascuno di noi è cominciare di imparare, cioè ascoltare. Oggi, nonostante tutto quello che abbiamo, parecchie volte siamo chiusi davanti alle grida degli altri. E dunque i cristiani sono quelli che stanno in questa società per continuare a dire che vale la pena costruire un mondo più giusto, anche quando si vedono ingiustizie, fallimenti e addirittura ferite come quelle della guerra. Noi continuiamo a sognare che vale la pena lavorarci. E abbiamo sempre la tentazione di pensare che l'ecumenismo sia di soppesare bene ciò che abbiamo veramente in comune, ciò che invece ci differenzia, e per una settimana di enfatizzare gli elementi comuni facendo finta che gli altri non esistono. E invece con questo inizio, con questo motto di quest'anno, è come se ci venisse detto: volete procedere sulla strada dell'ecumenismo? Ognuno guardi a se stesso, ai suoi peccati, imparate quello che dovete imparare e allora insieme cercherete di imboccare la strada della conversione. Questa settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, questo stare insieme, pregare insieme, secondo me rappresenta il più profondo significato di questi momenti, dove tutti i discepoli di Cristo, che seguono le varie tradizioni cristiane, si riuniscono con una unità visibile che così tanto manca dal mondo contemporaneo. Non è un caso che questo richiamo ci venga dal Consiglio delle Chiese Cristiane del Minnesota e che nella spiegazione teologico-pastorale abbiano messo l'accento sul razzismo, come tutti abbiamo visto in televisione con grande indignazione che il 25 maggio 2020 l'afroamericano George Floyd è stato ucciso da un poliziotto bianco. Ma i fratelli e le sorelle del Minnesota ci dicono anche che nella loro storia c'è anche la violenza contro i nativi, ed è nel Minnesota proprio che nel 1862 ci fu la più grande esecuzione di massa di nativi, furono degli indigeni Dakota impiccati il giorno prima di Natale. E questi, mentre andavano alla morte, cantavano un inno, devo leggere il titolo, Wakantanka Takunitava, che tradotto vuol dire molte e grandi sono le tue opere, o Dio, creatore del cielo e della terra. Una versione italiana, cantato anche dai condannati a morte, è inserita nelle proposte liturgiche per quest'anno in versione italiana. Io penso che quest'anno la settimana sarà molto segnata dalla conflittualità del mondo, che interessa anche la conflittualità all'interno delle stesse chiese. In modo più forte, credo, questa settimana ci aiuterà a lavorare sulla serietà della costruzione di relazione. Serietà vuol dire non è mai scontato andare d'accordo e stare in relazione, ma un cammino sempre da riprendere in mano. Le chiese cristiane possono stare insieme, possiamo collaborare, possiamo alzarsi la nostra voce davanti alle ingiustizie che subiscono donne, bambini.
è dare insieme una comune testimonianza che tutti come discepoli di Cristo, nonostante le nostre differenze, nonostante i nostri punti di vista, possono testimoniare insieme lo stesso Cristo e lo stesso Vangelo.